Francesco e la Angel hanno davvero fatto pace. Ecco la verità. Francesco Monte e Eva Angel si sono riappacificati al Maurizio Costanzo Show, parla Massimiliano Caroletti. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 che tornerà in prima serata martedì 27 marzo. Le ultime novità ci svelano che il marito di Eva Angel ha fatto chiarezza sul selfie criticatissimo di sua moglie e cancelletto Francesco Monte. Ecco cosa ha detto. Pace tra Francesco Monte e Eva Angel. Parla Caroletti. Le novità sul cancelletto Isola dei Famosi svelano che Francesco Monte e Eva Angel sono tornati a far discutere di loro dopo essere intervenuti durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show, avvenuta ieri 21 marzo. Una foto dell'attrice di film per adulti e dell'affascinante ex tronista di Uomini e Donne avevano fatto pensare ad una loro riappacificazione, dopo essere stati protagonisti del Cannagate all'Isola dei Famosi 13. Un selfie che aveva levato delle grosse lamentele sui social. Prima fra tutti Mara Venniet, video e Carina Cascella. A proposito, l'opinionista dell'Isola 13, insieme a Daniele Bossari, avevo pubblicato un post sopra le righe con queste testuali parole, molto rumore per nulla. Avete la faccia come il CEO? Peccato che le cose non siano andate esattamente così. A smentire la riappacificazione tra i due è stato Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Angel che ha rilasciato delle dichiarazioni su Instagram. Ma andiamo a svelare cosa ha detto. Il marito di Eva Angel, niente pace con Francesco Monte. Il produttore, nonché marito dell'attrice ungherese ha voluto lanciare una frecciatina a Francesco Monte, pubblicando queste testuali parole, un sorriso non si nega a nessuno, anche a chi non ammetterà mai. Una chiara allusione a Francesco Monte, che ostina a non raccontare come sono andati i fatti sul consumo di marijuana, nonostante le prove schiaccianti procurate da Striscia la Notizia. Ma ecco arrivare il colpo di scena. Una spettatrice presente alla registrazione avrebbe rivelato che l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non avrebbe mai menzionato il Cannagate, tanto da non guardare mai negli occhi la sua acerrima nemica. Inoltre Massimiliano Caroletti ha svelato che sua moglie ha posato per il selfie per fare un piacere a Pio e Amedeo, il duo comico di Emigratis, trasmissione di successo di Italia 1. Una foto che aveva suscitato l'indignazione di Mara Venier che si era sentita presa in giro.